è una strada privata, però c'è il passo mio e del mio cugino che è morto e un altro. Poi c'è un appestamento di terra che è uno di Varese, però è la sua, e poi lì è un campo. Infatti il comune stamattina ha detto che non è agibile per niente e ha messo non agibile, non transitabile. Poco lontano da dove ha perso la vita il 72enne, ci troviamo nella zona del Matto, una frazione comunque del comune di Arezzo. Ci sono alcune famiglie che sono praticamente isolate, possono accedere, diciamo, alla strada principale attraverso dei campi, ma qui la furia dell'acqua si è appunto portata via addirittura un tratto di strada. Arrivava l'acqua, arrivava fino a quel basamento di quella pianta tagliata, guardi, quasi fino a lì. Da lì, da 2 metri da lì, fino a qui, qui era tutto un litro, c'era una cascata non indifferente d'acqua. E praticamente siamo isolati. Ora, noi si è passati di là perché c'è questa strada che è aperta, però noi qui c'è 8-10 famiglie, siamo isolati. Poco lontano, sempre su questa collina, ci sono altre frane e altre 2 abitazioni isolate. Per questo danno lei ha avvisato il comune, mi diceva? Sì, 2-3 volte stamattina sono venuti, hanno visto, hanno preso atto, hanno scritto. Ha detto che lui ha mandato questo messaggio anche per telefono, che quando vanno qua su a ripulire, che ci sono isolate 2 famiglie qua su 3, che devono portare anche 3 tubi di quei portanti rinforzati, li buttavano qui, ma qui ci vuole 3 tubi e basta. Qui ci vuole poi i sassi, la ghiaia, provvisoriamente per far passare le persone. Lei era parente della persona che... Sì, era mio cugino. Ma io quando non era rintracciabile avevo già pensato al peggio, perché oggi con questo si risponde sempre, insomma, ecco. Infatti dopo... Avete pensato che fosse colpa di quello che stava succedendo? Sì. In città la conta dei danni è soprattutto nell'asse di Via Romana. L'azienda più colpita è quella di Vestri. Questo è il fiume che ha esondato, che praticamente all'uscita non è stato mai fatto niente. Vedi l'erbaccia che c'è, tronchi, c'è tutto dentro, ma è comunque sempre così. Ecco, qui è il lago che c'è in tutto intorno alla fabbrica. Guarda che pazzesco, guarda qua che pazzesco che è. È una cosa devastante, no? Perché quando vedi lavoro di una vita e avere i nostri dipendenti che mangiano con noi per poter andare avanti e vedere questo che in poco tempo ti viene distrutto, e ora tocca ricomprare tutto, quindi c'è delle problematiche. Ti butta giù, dormi la notte perché pensieri, perché macchinari da ricomprare, perché scatoloni, perché tutta la roba che te avevi messa da parte perché sarebbe servita ora. Che per il prossimo Natale, insomma, è tutta distrutta, tutta da ricomprare. Quello che è la Pasqua futura, che noi mettiamo sempre le carte via, tutta la roba, la rimanenza, tutte quello che sono le sorprese, tutte distrutte, tutte, non le puoi riadoperare. Noi siamo un ambiente alimentare, quindi molto attenti a questo, ed è importante, insomma, che tutto quello che c'era venga buttato. Dove arrivava l'acqua? L'acqua arrivava praticamente al soffitto, quasi, in questo punto qui, giusto? Ecco, questo è il punto. Qui siamo al -2 di un condominio in Via Romana. Ho mail del sindaco Fanfani e del Dringuli che hanno preso atto che le fogne sono da rifare, ho rigirato le solite mail alla giunta Ghinelli, all'assessore Sacchetti, qui nessuno ci prende in considerazione, qui la situazione è veramente drammatica, è drammatica perché poi nonostante tutto i sforzi, una riunione fatta nel 2013 presente nel sottochiesa qui di San Marco, era presente l'attuale assessore Tanti, l'attuale sindaco Ghinelli, il presidente del consiglio comunale Alessio Mattesini, il consigliere comunale Breda, sono perfettamente al corrente dei problemi idraulici di questa zona. Abbiamo avuto dei danni al parquet, praticamente è saltato tutto il parquet. I macchinari? I macchinari per fortuna no, però è un grosso disagio perché la corrente va e viene, insomma c'è un bel disagio. Quanti centimetri di acqua avevate? Una quindicina di centimetri. Però ha allagato tutto, la roba era bassa, quindi non ci siamo salvati.